Elena, adesso ti sentiamo? Penso di sì. Perfetto, benissimo. Elena è una slide queen e il suo obiettivo, la sua mission è liberare il mondo dalle brutte slide e anche dalle brutte interfacce per migliorare il livello della comunicazione di tutti noi. Ma in questo talk non ci parlerà di slide, ci parlerà di uno dei sogni di ogni freelance, e non solo dei freelance, l'anno sabbatico. Vai, Elena. Ebbene sì, oggi sono qua per raccontarvi come fermarmi mi ha permesso di ricominciare. In un'altra vita, nel 2005, ho aperto quella che oggi chiameremmo startup, e ai tempi in realtà era semplicemente un'azienda appena aperta, che si occupava di comunicazione visiva e multimediale. Poi, nell'arco di pochi anni, questa azienda è cresciuta del 1000%, cioè 10 volte. Qualcuno, tipo commercialisti che stanno ascoltando, direbbero 1000%, 10 per volte. E quindi ne ho venduto la maggioranza a un grande gruppo che si occupa di risorse umane e di consulenza strategica, e ero rimasta all'interno di questa azienda per un sacco di anni, ovviamente. Questo spritz che vedete nelle slide, e non è un muscle mule semplicemente perché dovero non lo facevano, non serviva a festeggiare nessun successo, in realtà ero da sola a Roma Fiumicino, quindi proprio una gioia. Avevo perso l'ultimo volo della serata perché in realtà l'avevano annullato, non perché volevo dire ero in orario, perché il fatto che io sia sempre un po' in ritardo è una costante. Avevo perso l'ultimo volo, ma al mattino seguente alle 8 avevo un appuntamento ad Alba. E quindi non potevo avvisare il cliente, perché erano le 9 di sera ed era a Roma Fiumicino. Quindi quello che ho fatto è bermi un fantastico spritz da sola, sottolineo, aspettando un NCC, che sarebbe un noleggio con conducente, per andare a Malpensa, prendere l'auto e poi andare ad Alba. Quella notte ho pensato che avrei anche fatto la più grande notte spese del mese, sicuramente. Era fine del 2014. Avevo 34 anni, capelli fucsia e viola, come ora ma un po' di più. Avevo una figlia, quella ce l'ho ancora, ciao Viola. Avevo un marito, che non c'è più in questo momento. Lavoravo circa 80 ore a settimana. A tratti avevo l'autista, come vi ho raccontato. Gestivo molti più progetti di quelli che riuscivo a ricordare. Guadagnavo anche molti mila euro, però non ero più io. E quindi a fine 2014, come quell'aeroporto, mi sono guardata e ho pensato che fosse il momento di fermarmi. Tra l'altro era il 23 ottobre del 2014, quindi quando ho visto questa ricorrenza nella data del Freelance Camp, ho pensato per quello di proporvi questo talk. Ho fatto un anno sabbatico. 23 ottobre 2014. Ho deciso che da lì a pochi mesi, non subito, quindi a gennaio 2015 per l'esattezza, mi sarei fermata e avrei preso un anno sabbatico. Io lo so che nell'immaginario collettivo è questa cosa qui, è girare il paese su un pulmino, però io non ho fatto questa cosa qui. Faccio un passo indietro, partiamo dall'inizio. Tutto è iniziato quando, sul tetto di una piscina torinese, alla premiazione di un concorso, tra l'altro era un concorso del Bombay Sapphire Gin, io non so, ma la mia vita è costellata di aperitivi, forse, ho incontrato quest'uomo, e non so se voi lo conoscete, è Stefan Sackmeister, è un designer visionario che nel 97 ha fatto la cover Bridge to Babylon, in inglese perfetto, agli Stones. Quindi per me è veramente una rockstar, e ce l'avevo davanti. Perché nel 2005, lui premiava un concorso a cui avevo partecipato, appena avevo iniziato a lavorare, ed ero tra i finalisti e ce l'avevo davanti. Non ho vinto, però ho vinto un sacco di gin, quello sì. Dopo la premiazione c'era cocktail per tutti. Io guardavo questa rockstar all'open bar insieme a noi comuni mortali e stavo cercando di tradurre mentalmente, nel mio pessimo inglese, tutte le cose fighe che mi venivano da chiedergli. A
avevo ovviamente la salivazione azzerata, perché comunque dal vivo io mi blocco sul fare networking, perché d'altronde io, come hai detto tu Alessandra, mi occupo di presentazioni, ma generalmente degli altri, quindi ho l'ansia della presentazione, ce l'ho sempre, anche per questo che ne ho fatto un lavoro, per sconfiggerla. Lo guardavo, le parole in inglese non mi venivano e quindi fumavo, perché ai tempi fumavo, ero sulla terrazza di questa piscina e stavo fumando. A un certo punto mi si avvicina, io guardo e dico, vabbè, a questo punto qualcosa di intelligente tanto non mi viene, ma è stato lui a dirmi, do you have a lighter? Praticamente io avevo 25 anni e sono morta, perché il designer che adoravo, che avevo studiato, mi stava chiedendo se gli prestava un accendino. Ovviamente sì. E abbiamo passato un momento, ovviamente, a fumare, a bere qualche cocktail e parlare di design e di storia di vita. E non so dopo quale drink, in realtà, Sagmeister ha detto che lui ogni 7 anni chiudeva lo studio e faceva un anno sabbatico per ricaricarsi, mandava tutti i suoi dipendenti in anno sabbatico perché non bisognava pensare al budget. Ovviamente io ho pensato, beh, grazie mille. Cioè, se Sagmeister nel 97 hai fatto la copertina degli Stones, lo puoi fare l'anno sabbatico, certo, anche tutto il tuo team. Mi ha chiesto quando avevo iniziato a fare la designer pagata, e l'ho detto in quel momento, nel 2005, e lui mi ha detto, ah, nel 2012 fai un anno sabbatico. Sì, sì. Ho pensato che era pazzo, ovviamente, come sembra, che i cocktail erano molto buoni e che il fatto che fossimo sul tetto di una piscina, in centro a Torino, illuminata di blu, rendeva tutto perfettamente onirico e surreale come quella conversazione che stavo avendo. 23 ottobre 2014. Decido che nel 2015, quindi 10 anni dopo questa conversazione, avrei fatto un anno sabbatico. Quindi, Sagmeister, volevo dirti che io non funziono a 7 anni, bensì a 10. Qual era il mio piano? Fermarmi per ripartire. Ma non farmi il giro d'Italia su un Vespaglia. Quello sta nell'immaginario comune. Quello che io ho fatto è prendermi una scrivania qua, che è a Città dell'Arte, Fondazione Pistoletto, per poter fare solamente i progetti che mi avrebbero in un certo senso interessata, senza darmi grandi limiti, vincoli. Serena. Questa cosa l'ho pensato il 23 ottobre del 2014, però l'ho fatta da gennaio 2015. Perché? Perché l'ho progettato, perché la prima domanda è questa. Cioè, ce l'avrei fatta economicamente? Come avrei messo insieme il pranzo e la cena? E soprattutto poi non era solo il mantenermi per un anno, ma anche per quello dopo, perché comunque non lo sai come va. Magari i clienti si dimenticano di te. Secondo me è una paura che abbiamo tutti se pensiamo un anno sabbatico. Se fossimo dal vivo vi chiederei tipo di alzare la mano. Sapete cosa ho fatto? Ho fatto una cosa assolutamente poco creativa. Mi sono fatta i conti. Un foglio Excel. Le entrate e le uscite dei 3 anni precedenti per capire cosa mi serviva per sopravvivere, certo, però quanto spendevo per i viaggi di piacere, quanto per i viaggi di lavoro, quelli di lavoro veramente era una cifra inenarrabile. Quanto spendevo per me, per la figlia, per tutto, e dove erano i margini di manovra. E ho visto una cifra e l'ho moltiplicata poi per 2. E mi sono resa conto che eravamo a fine ottobre, stavo per chiudere un grosso progetto, che se avessi chiuso quel grosso progetto entro dicembre, io l'anno sabbatico, col cuscinetto per ripartire l'anno successivo, avrei potuto permettermelo, quindi niente di pancia e basta. Non sono della scuola buttati e il paracadute comparirà. Io sono una designer, quindi progetta bene il paracadute e poi buttati che si aprirà. È stata la prima volta che ho amato così tanto i numeri, perché i numeri in questo caso mi hanno aiutato a prendere una decisione, anche e soprattutto a supportare una cosa che agli occhi di tutti sembrava assolutamente folle, perché sì, io il pranzo con la cena li avrei messi insieme. E quindi cosa ho fatto? Non solo ho preso quella scrivania che vi ho fatto vedere a Città dell'Arte, a Fondazione Pistoletto, ma sono andata oltre ai miei limiti. Io avevo paura di volare, sia da sola che in compagnia, e quindi con questo fantastico passaporto che vedete anche nelle slide, ho fatto un volo transatlantico con un'amica, però da quel viaggio io sono tornata da sola. Ho fatto Buenos Aires-Miami e poi Miami-Milano da sola in 2 giorni, ovviamente. Praticamente mi sono fatta il giro del mondo allungandolo tantissimo, semplicemente per sconfiggere questa mia paura
Viola l'avete lasciata a casa. O mi sbloccavo, o calcolando che l'inglese lo parlo male e lo spagnolo non lo parlo, probabilmente sarei rimasta ancora lì. E poi ho anche dovuto parlare in qualche modo con le persone per capire dove andare. Poi con la mia famiglia abbiamo anche fatto un giro in Canada, un Hollywood, siamo andati a Las Vegas, siamo andati anche in altri posti dopo questo viaggio qui. Queste sono tutte però altre storie che non hanno a che fare con quello che vi sto raccontando, ma sono tutte qua, in questo passaporto che mi porto sempre dietro. A un certo punto però ho iniziato a progettare di nuovo, sono tornata ai progetti accompagnando una mia amica sui tacchi in degli eventi di empowerment. Non so se conoscete Andrea De Logu, lei dice sempre che vuole essere frivola quando vuole, senza passare per stupida. Questo è un modo di essere ed è anche il modo in cui ho deciso di essere senza anche vergognarmi di essere così, coi capelli rosa, coi tacchi oppure no, di venire in una giornata di pioggia con un vestito arancione, perché sono così. Dopodiché, oltre che fare degli eventi, quindi sui tacchi legati all'empowerment, ho iniziato a collaborare con due donne meravigliose, di cui una magari ci sta ascoltando, al progetto Merende Diverse di Eugenia, tra l'altro ciao Eugenia, ciao Pamela. Poi mi sono concessa il lusso di coprogettare un'agenda di carta, cioè una cosa che le persone potevano scarabocchiare, riempire di washi tape, prendere, buttare, appallottolare, una cosa fisica e materica. Io ho sempre lavorato nel campo del digital, quindi delle cose immateriali, i miei progetti non li tenevo mai in mano. E questa cosa è stata per me meraviglioso, poter partecipare a questo progetto. Ovviamente la domanda che mi farete è: ma lavoravi come prima? Perché io vi sto parlando di progetti e di viaggi. In realtà no. Io ho lavorato un anno intera libera dal budget, quindi solo ai progetti che mi piacevano, a quelli sfidanti che mi avrebbero portato oltre i miei limiti, che fosse un viaggio da solo, un progetto che poi qualcuno provava a vendere, oppure no, ma non mi importava. Potermi permettere di non pensare al budget è stata la più grande liberazione di quest'anno. Mi sono concessa il lusso di passare dei pomeriggi interi sdraiati così a pensare a un accostamento cromatico, no? Che viola accosto a quel blu. Quando si lavora, non si può. Io non posso passare 2 o 3 pomeriggi a pensare al punto di blu da accostare a un altro colore. Magari li passavo a giocare con mia figlia. Mi sono concessa di fare un sacco di cose che non facevo, tipo dipingere sul legno, viaggiare per il gusto di farlo e non di lavoro. E poi mi sono concessa di indossare anche tipo questi tacchi unicorno e fotografare la mia nuova me, sempre libera dal budget. Mentre ve lo racconto, io mi sento ancora così leggera. Io sento l'odore di questo anno sabbatico, vedo i viaggi che ho fatto, vedo i progetti, le mani delle persone che ho stretto. È stato veramente uno degli anni migliori dell'ultimo periodo, perché ha segnato un nuovo inizio. Mi dicevano tutti che ero così contenta che nelle foto venivo fuori fuoco. In effetti questo è fuori fuoco, me l'hanno fatta. E ero consapevole di che cosa volevo fare e che cosa no, di quello che ero disposta poi anche a rinunciare e cosa no, per la mia affermazione sia professionale che personale. E alla fine di questo viaggio ho incontrato la mia partner Slide, che è un'altra freelance, Malu. Con lei, fino a poco tempo fa, giravamo l'Italia per salvare, e anche un po' il mondo, per salvarlo dalle slide brutte e dai discorsi inefficaci, dal vivo. Ed è nato tutto così, con 2 facce da schiaffi, con una stretta di mano, quando nel fermarmi, alla fine, ho sbattuto contro una persona che condivide perfettamente i miei valori. Il brand lo gestiamo insieme, con una stretta di mano. In realtà volevamo aprire una società, ma in mezzo lei si è trasferita a Londra. C'è stata una pandemia, non riusciamo a vederci. Firmare per una società è impossibile. E quindi, stretta di mano sia, e continuiamo a lavorare insieme come freelance. Visto che non ci prendiamo mai sul serio su questa cosa, ridiamo molto e pensiamo che in questa situazione qua non sappiamo quando torneremo, perché qua siamo davanti le quinte invece che dietro le quinte, alla fine di un evento pure truccate, ci avevano regalate dei fiori senza mascherine e insieme. Ci sembra assolutamente una chimera, ma generalmente noi in realtà
noi dopo gli eventi non siamo così. Siamo così. A terra, contente, distrutte, questo è un backstage, ciao Yaya, siamo dietro al tuo evento, contente, libere da tutta una serie di cose che ti direbbero non fare queste cose dal cliente. Quindi qual è il senso di questa storia? Fermatevi ogni tanto, sdraiatevi a terra, da domani progettatelo il vostro anno sabbatico, che duri un anno oppure due giorni. Non è importante la durata, ma il progetto. Perché, come vi ho detto all'inizio, fermarsi permetterà di ricominciare. E l'importante è capire che bisogna progettarlo, questa fermata. Tra l'altro, se mi avete ascoltato bene, volevo dire alla mia partner di slide che se nel 2005 Stefan Sagmeister mi ha detto dell'anno sabbatico, nel 2015 l'ho fatto, il prossimo è il 2025, quindi rimane 5 anni forse per fare quella società, se no continueremo a essere freelance. Grazie. Grazie a te Elena e saluti anche alla tua compagna, alla tua partner in slide. Io devo dire, questa cosa dell'anno sabbatico è un po' un sogno di tutti noi e di tutte noi. Ma in realtà ci sono tanti modi, è giusto quello che tu hai detto alla fine, che non è importante che sia un anno, potrebbe anche essere un mese o una settimana o un giorno. Mi ricordo che qualche tempo fa, parlandone con Mafe, avevamo deciso che ci saremmo presi il giorno sabbatico, cioè un giorno della settimana in cui ci volevamo dedicare a dei progetti totalmente collaterali o a noi stesse. Quindi l'importante, come dici tu, è progettarlo e capire se vogliamo, se c'è qualcosa di abbastanza importante per farci spazio nella nostra vita. Ti ringrazio. Grazie a voi.